mi chiamo Milvia Prolongo. All'età delle bombe avevo 36 anni, adesso ne ho 85. E dunque, in quel periodo mi ricordo tante cose di quel periodo, perché mi sono buttata a capofitto in questo problema. Infatti, da quando è successo il primo scoppio, diciamo, da casa mia non è che l'abbiamo sentito, perché poi mi sono dimenticata di dirle che in quel periodo io ero casalinga, di mestiere facevo la sarta, però in quel periodo, siccome avevo tre figli piccoli, facevo la sarta. Un figlio faceva le medie e le bambine facevano le elementari. Comunque, tornando sul discorso di prima, quando è scoppiata la prima bomba, io già qui da dove abito, in Villa Piana, come abitavo già allora, non ho sentito lo scoppio. Però qualche ora dopo, avevamo già cenato tutta la famiglia, stavamo sentendo la televisione. È passata una macchina dicendo che era successo questa brutta cosa, insomma, che sotto i portici, nel portone dove abitava il senatore Veraldo. E subito, non mi ricordo se subito dopo o se qualche ora dopo, sono passati con una macchina e parlando all'altoparlante, dicevano che ci sarebbe stata una riunione nella zona di Villa Piana, nella società Mutuo Soccorso di Via Verdi, e che chi voleva partecipare. E infatti io e mio marito l'indomani, non so se è stato l'indomani o 2 giorni dopo, ci siamo presentati lì dove avevano organizzato di fare questa riunione. E quindi ci siamo trovati subito praticamente nelle direttive di quello che poi abbiamo fatto tutti, che ci siamo dati da fare. E abbiamo organizzato ognuno per quello che sapeva, no? Per esempio, subito come abbiamo iniziato, abbiamo visto che facevamo un po' di pasticcio, perché avevamo invitato tutti quelli di buona volontà che volevano far contro a questi fatti, che nel frattempo appunto c'era stato lo scoppio delle scuole elementari e tutte quelle altre che sappiamo già, non tutte, alcune. E quindi abbiamo fatto una specie, ognuno per quel che sapeva. Per esempio, c'era mio marito che lavorava all'autostrada, teneva la contabilità e tutto, e aveva fatto una specie di schema con i nomi di quelli che si offrivano per fare la sorveglianza intorno alle scuole, oppure intorno al rione, insomma, per tener conto delle possibilità di ognuno di quelli che si offrivano. Ce ne sono stati moltissimi, sia donne che uomini. Le donne lasciavano le ore avevano libere per poter fare la sorveglianza. Gli uomini facevano la sorveglianza di notte, si radunavano magari in una macchina solamente, in 3 o 4 o 5, e facevano tutta la notte, andavano intorno alla zona quindi di Villa Piana per vedere se c'era qualche movimento che non andava. È andata avanti per un po' così, e poi. Anzi, subito come ci siamo trovate a cercare di organizzare tutta questa faccenda, che era abbastanza problematica per noi, specialmente per le donne che facevano le casalinghe come me,
Per cui ci siamo rivolti persino agli operai della Scarpa Magnano per vedere se potevano aiutarci a controllare, che so io, i tombini che c'erano intorno alla scuola di Villa Piana, e perché nelle scuole giù, al di là dal fiume, adesso non mi ricordo come si chiama la zona, avevano fatto un attentato anche lì, e di modo che insomma ci davamo tutti da fare. E quando facevamo la sorveglianza intorno alle scuole, io mi portavo dietro anche il mio cane, che avevo un cane un bastardotto, ma grosso come un cane lupo, e mi dava sicurezza portarmelo dietro quando si faceva la sorveglianza intorno sia alla scuola elementare di Via Verdi che su a Monturbano, dove c'era mio figlio. E mi ricordo che una volta giù alle scuole elementari di Villa Piana io passeggiavo davanti e indietro lì per vedere che non ci fosse nessuna cosa strana. Insomma, mi sono accorta che c'erano una coppia che era ferma davanti al cancello della scuola, per un laterale, no? E dalla macchina cercavano una coppia di un giovanotto, una ragazza, cercavano qualcosa nella macchina, mi hanno insospettito. E allora sono stata lì, passeggiavo proprio vicino al cancello, su e giù, e sì, qua sembravano come un po' irritati, ecco, di questo fatto. A un certo punto hanno piantato lì di cercare nella macchina e se ne sono andati. Io nel frattempo avevo preso il numero della targa e forse non interessano queste cose, però insomma fanno colore. Ho preso il numero della targa, e siccome c'erano sempre delle macchine con dei vigili o che aspettavano appunto di avere notizie, anche se non, noi non trovavamo qualcosa che non ci sembrava giusto, e sono andata a dire quello che era successo, hanno preso noto. Comunque si vede che non era niente di rischioso, di pericoloso, fatto sta che, insomma, queste sono le cose che mi ricordo. Paura c'era, ma nello stesso tempo c'era una sfida che facevamo, no? Eravamo anche contente di poter dimostrare che noi non avevamo paura. E in casa, per esempio, i miei figli erano tutti elettrizzati, perché vedendo noi grandi che ci davamo da fare, anche loro, nel loro piccolo, cercavano di, per esempio, c'era la mia figlia più piccola, che forse la Laura, e stava sempre dalla finestra che dà su Via Mignone, no? Per vedere se c'era qualcosa che non andava. Un giorno mi chiama e mi dice: "Mamma, ho visto un pacco lì di fuori dalla porta." E io sono andata a vedere, c'era un pacco veramente, ma un pacco che poteva essere un vaso coperto con una pianta dentro. Infatti era così, però lì per lì tutto ci sospettiva, ecco. E anche mia suocera, addirittura, che insomma aveva la sua età, adesso non mi ricordo quanti anni aveva, anche lei si era data da fare per venire. Tanto quando uscivo, io stavo tanto tempo fuori, mi aiutava sia a far per pranzo, per cena, per fare la spesa. E qualche volta addirittura è venuta anche lei a fare la vigilanza a Monturbano, mi ricordo. Insomma, eravamo tutte molto, molto presenti, tutti, perlomeno quelli che conoscevo io. Fra l'altro c'erano tante persone che ho trovato alla prima riunione che io non avevo mai visto. E nel tempo siamo diventate amiche, amici, insomma. E facevamo anche delle gite assieme, poi era rimasta una fratellanza, ecco. C'erano anche quelli che non
che non avevano tanta, ci guardavano un po' storto, no? Però i più tanti, quindi la piana, devo dire, sono stati attivi, tutti molto presenti, ecco. Dicono che in quel periodo lì non ci sono stati furti qui su, in Villa Piana, perché eravamo tutti con gli occhi aperti e sembra che dicevano te, perlomeno va bene in quel senso lì, perché non c'è stato nessun furto, nessuno si poteva lamentare di niente. Ecco, mi ricordo però una volta che i mariti che facevano la sorveglianza di notte in macchina, mi ricordo che erano rimasti insospettiti perché avevano visto dei movimenti sopra la maternità, in quelle fasce sopra dove c'è la galleria e poi c'è la maternità, non so se era presente lei. Hanno seguito qualcuno che si muoveva lì sopra. E insomma, non so se si sono scacciati anche qualcuno. E poi si era anche. C'erano dei soggetti un po' che giravano, giovani, no? Che si sospettava che avessero qualcosa, perché non erano delle persone tanto, tanto, diciamo, posto. E allora si stava anche molto attenti, anche gli uomini, a queste persone. Comunque non è saltato fuori niente, come lei sa, no? Ah, mi ricordo poi dei nostri amici che, quelli che si sono trovati quando è saltata la ferrovia, non la ferrovia, un pezzo di ferrovia, no? C'era due amici nostri che conoscevamo da tanto tempo, che venivano giù da Naso di Gatto. Si sono trovati a un certo punto che hanno sentito questo scoppio ed è uno dei due, che era il più coraggioso, diciamo, si è subito sceso dalla macchina e salito sulla scarpata, perché non è che fosse a livello della strada e la ferrovia, è salito un bel pezzo sulla scarpata per arrivare alla ferrovia. E da lì appunto poi ha visto che erano divelte le rotaie e si è spicciato ad andare incontro, perché si sentiva che doveva arrivare il treno che scendeva da Torino. Ed è andato incontro, che poi è una storia risaputa questa, è andato incontro e ha fatto segno è riuscito a fermare il treno, insomma, è andata bene, perché sennò. Comunque da allora mi ricordo che a caldo lui ha detto tutto quello che sapeva, che ha visto, ecco. Però poi quando gli hanno chiesto di essere intervistato, non ha più voluto saperne, perché hanno cominciato a trovare dei biglietti abitava poco su da casa mia qui in via Mignone, e lasciavano nella buca delle lettere delle minacce, e allora la moglie era terrorizzata, il figlio pure, e allora sto ragazzo non ho voluto mai più saperne di parlare di questa cosa, ecco, questo me lo ricordo bene. Quinto Quirino, l'altro era Bertolotto Gianni, però per Bertolotto è rimasto giù di sotto e Quirino è salito sulla ferrovia. Dopo tanti anni, un nostro amico, un giornalista, ci ha chiesto di queste cose e io ho cercato di metterlo in contatto, ma non ha voluto neanche dopo tanti anni parlarne. Insomma, si vede che li hanno spaventati parecchio, tutta la famiglia, ecco. Non ha più parlato. Ho sentito quella del come si chiama? Quella del traliccio. Io veramente ero in casa, tutto assieme ho sentito sto scoppio e ci siamo preoccupati, perché ogni 5-6 giorni si sentivano questi scoppi. Non è che non. Io il primo non l'ho sentito, come l'ho detto, ma tutti gli altri.
si perlomeno una volta che anche se non si sentiva ben chiaro, poi si sentiva tutto sto silenzio, no? Perché si ammutoliva tutto quanto per un attimo e poi riprendeva la vita e poi si veniva a sapere di tutto quello che succedeva. Mio marito, per esempio, che lavorava all'autostrada, anche all'autostrada c'è stato uno scoppio che poi appunto è sceso a vedere perché faceva, era responsabile della manutenzione di Savona a Montezemolo, no? Per cui lo chiamavano sempre in questi frangenti, anche in altri, perché figuriamoci. E comunque anche lì, insomma, avevo anche paura per quanto riguardava il lavoro di mio marito, perché anche avevano preso di mira anche l'autostrada. È stato un brutto periodo, però c'era un'unione, una forza di volontà da parte di tutti quanti, non solo delle donne, anche degli uomini, di tutti. Mi sono trovata alla Scarpa Magnano col megafono in mano a cercare di farci aiutare dagli operai, che erano, si sapeva che erano tutti anche loro, tanti della zona e che volevano fare qualcosa. Poi una volta siamo andati come organizzazione, come una delegazione, a parlare col prefetto, o no, col questore, perché volevamo che nelle scuole non c'era la sicurezza per i bambini, per i ragazzi, quando se fosse successo qualcosa, per cui avevamo chiesto di mettere delle porte in modo da poter fare, come si dice, togliere dal pericolo i ragazzi, no? E mi sono trovata a fare delle cose che non ero proprio abituata, però ce la mettevo tutta anch'io perché insomma sembrava che dovevamo proprio. Insomma, siamo rimasti scossi, ma nello stesso tempo è stato anche come sempre: dalle brutte cose nascono cose belle poi. Ecco, solo c'è rimasto l'amaro in bocca perché non si sa ancora adesso cioè si sa il perché, ma non si sa chi ha fatto tutte queste le persone, insomma, chi è stato, che sarà da arrestare, da mettere in galera. Ecco, quello c'è rimasto. Comunque io avevo scritto una poesia che, se vuole, gliela leggo, poi faccia finta di niente, se la vuol strappare, la strappa. L'ho fatta in quei giorni. L'ho scritta, è intitolata 23 novembre 1974. Volete una risposta ai vostri vili attentati? Ebbene, adesso l'avete, la risposta vi è stata data. Guardate nelle strade, guardate. Cosa vedete? Paura? Terrore forse? La gente nelle case per non subire da voi prepotenze impensate? O non vedete invece un'alleanza nuova, tutti pronti a rispondere, unanimi alla prova, un no fermo e deciso, una collaborazione al di là di ogni partito, uniti nell'azione. La rabbia che abbiamo in corpo in questo modo sfruttiamo, resistendo tutti insieme. Savona, vigiliamo. Una risposta? Eccola, opposta a quella cercata. Mai questa città è stata o sarà da voi domata. Ecco qua, finito. Era quello che sentivamo, ecco. Era quello che ci ha spinti a fare tutto questo, a cercare di fare quel che si poteva, ecco.